I femminicidi, il boom degli attacchi cyber, l'aumento degli sbarchi. Nel dossier di Ferragosto del Viminale c'è la fotografia dell'andamento dei reati in Italia. Ce ne parla Giuseppe Lavenia. I vertici delle forze dell'ordine riuniti al Viminale, il ministro Lamorgese presiede il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. Come da tradizione, Ferragosto è il giorno in cui vengono ufficializzati i dati sull'attività degli ultimi 12 mesi. La relazione è diffusa via streaming. Il ministro saluta e ringrazia uomini e donne in divisa al lavoro anche oggi in tutta Italia. Nell'ultimo anno sono aumentati i delitti, omicidi, rapine e furti sono in crescita rispetto al 2021, ma se confrontato al dato prepandemico, la tendenza di questi reati è in calo. Un capitolo specifico viene riservato alle violenze di genere, anche queste in aumento. Sono state 125 le donne uccise nell'ultimo anno, il 39% degli omicidi totali commessi nel nostro paese. Tema sempre più delicato, quello della sicurezza informatica. Gli attacchi rilevati sono raddoppiati rispetto a un anno fa. Preoccupa poi l'impennata di atti intimidatori contro gli amministratori locali, 300 solo nel primo semestre di quest'anno, 153 contro sindaci. Uno dei capitoli più consistenti del dossier riguarda l'immigrazione. Gli sbarchi registrano un più 40,36% rispetto allo scorso anno. I migranti arrivano in particolare dalla Libia e dalla Tunisia, in crescita anche gli arresti degli scafisti, sono stati 137.